terza città del Piemonte, collocata al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova. Alessandria sorge sul lato destro del fiume Tanaro. Città di provincia dalla storia antica e gloriosa, essa vide i suoi natali nel 1168 e il suo nome fu scelto in onore di Papa Alessandro III. Alessandria fu per secoli un importante fortilizio militare e la cittadella, fortificata nel XVIII secolo, ne è la memoria storica. La città, piazzaforte dinamica e operosa, composta da commercianti, artigiani e liberi professionisti, è un quieto capoluogo da cui si diparte per raggiungere le colline del Monferrato, patrimonio dell'UNESCO. Aria distesa, tempi rilassati che regalano ancora sorrisi cordiali e strette di mano calorose. Una terra, un'atmosfera di sapori passati e l'orgoglio di una modernissima università. Quale località migliore per ascoltare i bisogni delle persone, per incontrare le voci di uomini e donne, per fondersi con la natura e favorire l'integrazione culturale, sociale e motoria della collettività? Alessandria, una città dove tutte le persone indistintamente possono vivere e partecipare attivamente alla vita quotidiana, ove ogni aspetto è curato e pensato per essere un servizio alla persona, per garantire libertà di movimento, libertà di pensiero e libertà di interesse. Un luogo in cui i valori della vita sono importanti e sono fruibili da tutti. Un luogo dove le barriere mentali non esistono e dove la cura del bene rappresenta lo scopo primario dell'azione amministrativa pubblica. Alessandria, la città che ogni disabile dovrebbe visitare per apprezzare il calore, l'umanità e la sensibilità della gente mandrona. Thank you.